Ciao a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il primo episodio su Valentino Rossi The Game. Nel vlog che ho fatto qualche giorno fa ho annunciato, diciamo, che ci sarebbe stata questa serie sul mio canale e ho anche detto che il gioco l'ho preso già da circa 2 settimane. E non ho fatto video per queste 2 settimane perché, diciamo, che dovevo prendere un po' la mano con il gioco. Infatti ho usato praticamente tutto il campionato con la Moto 3 per prendere appunto un po' la mano. Premetto che ancora non ci so giocare, però comunque diciamo che sono migliorato rispetto all'inizio. In questo episodio, infatti, come avete visto dal titolo, andremo a finire la Moto 3 perché mi manca l'ultima gara. Questa qui, infatti, è la classifica della Moto 3. Se possiamo vedere anche i punti, esatto, noi siamo lì al terzo posto con ben 71 punti. Quindi è impossibile anche scavalcare Binder e quindi andare al secondo posto. Però diciamo che dobbiamo mantenere il terzo posto perché il nostro Bastianini è a soli 4 punti da noi. Manca solo una corsa, appunto, e quindi cercheremo di mantenere almeno il podio di questo campionato. Poi dal prossimo episodio passeremo alla Moto 2 oppure direttamente alla Moto GP, perché mi è arrivata già qualche offerta addirittura dalla Moto GP. Quindi se continueranno ad arrivare queste offerte, noi andremo direttamente in Moto GP saltando la Moto 2. Questa qui è l'ultima gara che ci manca, è quella di Valencia, e la nostra squadra ci dice che dobbiamo arrivare almeno al sesto posto. Però diciamo che il nostro obiettivo è andare e arrivare davanti a Bastianini, che è quello che ci precede in classifica. Per quanto riguarda le impostazioni, io gioco con queste qui, quindi qualifiche gara, difficoltà media, danni leggeri, consumo gomme sì e timer penalità sì. Per quanto riguarda invece gli aiuti della moto, tutti quanti i freni disattivati, e diciamo che l'unica cosa che c'ho è il fatto che la fisica è standard e che c'ho il cambio ovviamente automatico. Quindi con questa difficoltà andiamo a fare le qualifiche. Le qualifiche ve le faccio vedere in modo veloce, quindi solo per farvi vedere il tempo, e poi invece la gara ve la faccio vedere tutta. Ok, ci siamo. Il tempo da battere è di Navarro, 1 minuto e 45, non lo batteremo mai. Io faccio veramente tantissima fatica a fare un buon tempo nelle qualifiche. Non ho mai fatto la pole, secondo me, mai. Solo 7 decimi per il momento nell'ultimo intertempo. Può darsi che almeno tra i primi 10 al primo colpo ci finisco. Sempre se non mi metto a sbagliare l'ultima curva, ovviamente. No, ho perso tantissimo nell'ultima parte. 23esimo. Facciamo un altro paio di giri in cui vi dico solo i tempi e poi partiamo con la gara. Vediamo adesso, mi sa che ho fatto uguale al prima. Forse abbiamo preso qualche posizione, ma di poco proprio, perché forse un boh, non lo so, vediamo. 23, uguale. Ok, forse questa qua l'ho fatta perfetta, finalmente l'ultima curva. Ho fatto un buon tempo qui. Qua ho fatto un buon tempo. Sicuramente tra i primi 10 spero di esserci. Dai, forza, decimo, perfetto. Mi va bene così, non voglio fare più giri. Andiamo in gara. Ovviamente facciamo scorrere gli ultimi 10 minuti. Noi manteniamo la decima posizione e il nostro nemico Bastianini è quarto. Ok, ci siamo ragazzi, siamo a Valencia. Partiamo decimi, cerchiamo di arrivare il più avanti possibile, o possibilmente davanti a Bastianini, e andiamo. Cercherò di non fare tagli, anzi non farò tagli, proprio perché voglio farvi vedere tutta quanta la corsa. Via. Ovviamente la partenza deve essere sempre fatta male, la mia, sempre. Comunque c'è una curva lì che qua secondo me ne superiamo tantissimi. E vabbè, ho perso tutte le posizioni. Qua ne superiamo tanti. Se riesco a fare una bella curva fatta bene così, ok. Ok, va bene. Quella curva dobbiamo assolutamente sfruttarla. Occhio. Via così, spostatevi. Ci siamo quasi, ci siamo. Alla fine, cioè, li riesco sempre a prendere in qualche modo. Il problema sono i rettilinei che perdo veramente tantissimo. Via così. Ti vedo, Bastianini, ti vedo. Ti vedo. Noi abbiamo la stessa moto di Fenati, perché Fenati va sempre velocissimo. Ho detto, adesso prendo la sua moto, però io vado sempre più lento di lui nei rettilinei. Via, sposta di Navarro, via. Ok, adesso vedete che nel rettilineo finale mi prendono tutti. Vi faccio proprio vedere come va la mia moto. Non capisco perché, se si può potenziare come su MotoGP 2015, non lo so. Però a me va molto, ma molto più lenta degli altri. Via così, no dai Navarro, dai, dai, non facciamo così, non facciamo queste cose, mi dà anche la penalità adesso, no, meno male. Io ho dei replay, cioè qui i replay sono infiniti, li posso usare quanto voglio io, però cercheremo di non usarli mai praticamente, a meno che non cado all'ultima curva così, però non penso di usarli. Dai. Ecco, adesso vi faccio vedere nel rettilineo se riesco a fare bene questa curva.
Ok. Adesso guardate qua gli altri come vanno e come vado io. E non capisco perché, magari devo potenziare la moto, se si può fare, non lo so. Però gli altri vanno 100, vabbè, guarda quello. Guarda Binder, cioè, sulla moto CP, guardate. Cioè, io più di questo che cosa devo fare? Boh, non lo so. Però comunque dopo nella curva li riesco a riprendere tutti, o comunque quasi. Almeno a riprendere un po' di posizioni. Però veramente sembra che vanno su un'altra moto quando... però qua mi dà una penalità, non me la dare, grazie. Se mi dà la penalità, vediamo 70, perché alcune volte mi ha dato anche 3 secondi di penalità, sono veramente tanti. No, ecco, qua sono caduto. Qua usiamo il replay, magari facciamo che ne usiamo tipo uno a gara, oppure nei momenti critici. Questo era il secondo giro, non lo so. No, comunque adesso non lo uso più adesso, solo una volta facciamo. Occhio, occhio, non mi dare la penalità. Uff, meno male, sto rischiando un casino, sto rischiando. Per andare a sbattere devo per forza tagliare. Intanto Bastianini è sempre là, fermo al quarto posto. Anzi no, forse, boh, chi è Bastianini? No, Bastianini è dietro, non c'è proprio Bastianini. Bene, bene. Noi comunque facciamo la nostra corsa, poi dove arriviamo, arriviamo. Attenti. Fenate, abbiamo la stessa moto a te. Stiamo attenti, siamo compagni di squadra. Oh, a Tokyo. Binder è dietro, secondo me è questo Bastianini, con la moto celeste. Non lo so. Comunque, cerchiamo di fare la nostra gara. Guarda Binder che c'è sulla moto CP. Occhio qua. Il problema è che anche io arrivo, mettiamo terzo. Per arrivare al traguardo in questo rettilineo mi superano in 3 e in 4, secondo me. Devo provarci, però. Eccolo qua. No, quello è Quartaro lì. E Locatelli è questo. E Bastianini dov'è? Non si sa. Vabbè, meglio così. Via così. Attenti, Bulega. Via, via. Eccolo qua, Bastianini. È molto dietro, Bastianini. Veramente molto dietro. Forse possiamo farcela ad arrivare avanti a lui, sicuramente. Così manteniamo il terzo posto, perché anche il secondo mi sembra che è Fenati nella classifica, non riusciamo a prenderlo. Via, via. Ci vorrebbe una curva fatta bene, magari senza cadere. Ok, se cado adesso mi gioco il terzo posto nel mondiale. Dai, dai, dai. No, 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 no. Meno male, l'ho preso un po' bene. Ho tagliato un po', non mi dare la penalità. Bene. Se mi dà la penalità è finita, non mi spingete però. Dai. Senti qua, qua dove sono caduto prima mi sembra, oppure no, non mi ricordo. Comunque stiamo attenti, siamo quasi alla fine. Mancano un paio di curve, penso. Ok. Per adesso stiamo andando abbastanza bene. Bisogna vedere nel rettilineo finale se quante posizioni perdiamo. Siamo quinti, comunque. Vediamo un po' se riesco a superare, magari. No, sono troppo lontani questi. Magari se riesco a fare una bella curva, non cadere, mamma mia. Fenati è primo. Ma questi mi superano tutti. Mi superano tutti, Antonelli. Dai, dai, almeno terzo, quarto. No, Quartaro, un'altra moto. Questo, vediamo chi arriva. Arriva lui. Niente, quinto. Però il nostro obiettivo è stato fatto, anche l'obiettivo squadra, perché mi diceva di arrivare almeno tra i primi 6, non ce l'abbiamo fatta. E anche Bastianini, che è arrivato tipo ottavo adesso, mi sembra di... esatto, ottavo, azzeccato, perfetto. Quindi ci siamo mantenuti praticamente il terzo posto nel campionato. Questa qui è la classifica finale e dietro di noi c'è proprio Bastianini con 236 punti. Ok, noi siamo lì. Anzi no, c'è Antonelli che ha superato Bastianini. E attenzione che ci stava superando anche a noi, perché sono solo 3 punti di distacco. Comunque ci teniamo questo terzo posto nel campionato, e considerando che è la prima volta che faccio un campionato, diciamo che è andata bene. Vincitori del campionato: Fenati l'ha vinto, complimenti a Fenati. Binder secondo e noi terzi. Ok, adesso dovremmo vedere delle offerte, perché comunque io voglio cambiare team assolutamente. Un altro anno in Moto3 non me lo faccio. Però dobbiamo vedere se ci arriva un'offerta dalla MotoGP, perché se arriva dalla MotoGP io ci vado saltando la Moto2.
Intanto, podio e punti per Vale a Valencia. Grande Vale, abbiamo anche il messaggio di Valentino Rossi, lo ascoltiamo. Spero che siate carichi perché quest'anno mi sento in gran forma. Sì, perché adesso ci dovrebbe essere la cosa di Valentino Rossi, però io sinceramente non voglio farmela. Sono due cose di Valentino Rossi, mamma mia. Vabbè, comunque ragazzi, le facciamo un attimo velocemente, cioè le faccio io, a voi non faccio vedere nulla, tranne il rally perché il rally lo salto. Però comunque faccio io, poi dopo voi vedete un taglio netto che siamo già alla fine di tutto, in cui appunto vi faccio vedere le offerte che ci arrivano. Intanto sta per cominciare la prossima stagione, scegli con quale team desideri gareggiare. Allora, nella MotoGP abbiamo delle offerte, penso. Esatto! Le prime ce le abbiamo, quelle lì un po' più scarse, diciamo, perché sono in ordine, penso, da quelle più scarse poi a quelle più forti: Honda, Yamaha, Ducati, eccetera. Allora, potrei andare o nella Ducati Desmo 16 o c'è la Honda. Le prestazioni squadra sono un po' deboli queste. Diciamo che la moto migliore è questa qui, è la Honda RC213V, oppure la Yamaha con Espargaró. Non lo so, la Honda o la Yamaha. Dai, prendiamo la Yamaha. Prendiamo la moto nera, la Yamaha. Prendiamo la Yamaha. Quindi ragazzi, io mi fermo qui, registrerò subito il prossimo episodio, così se ce la faccio ve lo faccio avere subito domani, che per me sarebbe dopodomani, per voi sarebbe domani. Così faccio anche la prima gara con la MotoGP e vediamo un po' come ce la caviamo. Come sempre ragazzi, cerchiamo di arrivare a 400 like per questo primo episodio di Valentino Rossi The Game. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!